Dedichiamo questo V-Blog a Oriana Marzoli che da qualche giorno è al centro della nostra attenzione in quanto tiene ovviamente banco la sua storia con Daniele Dal Moro che possiamo ritenere ormai conclusa. Ma non solo, diciamo che questo è solamente la punta dell'iceberg. Infatti ieri su Twitter Channel Oriana Marzoli si è lasciata andare ad un messaggio dove in parte si sentiva che piangeva che è tutto un programma. Infatti nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che alla base della rottura, che secondo noi questa volta è definitiva, con Daniele Dal Moro c'è il fatto che lei è in contatto per ritornare a fare televisione in Spagna, dato che qui in Italia per i concorrenti del Grande Fratello VIP7, c'è il niet di Pier Silvio Berlusconi. Oltretutto sembra che Oriana Marzoli sia stata contattata per fare il Grande Hermano 7. Ma non solo, infatti, come vi abbiamo raccontato con lei, ci potrebbe essere anche Luca Onestini. Ebbene, Oriana Marzoli ha lasciato questo programma che oggettivamente sembra a tutti gli effetti il suo commiato dalla televisione italiana, che ne pensate? Perché... mi viene da piangere. Oddio, non lo so, mi sono emozionata tantissimo guardando questi video del GF, oddio, del percorso, che bello, e vi giuro, grazie, l'ho visto adesso su Twitter, e veramente grazie a tutti per tutto l'affetto in Italia. No, non ho parole, boh. Bellissimo, per me il reality più bello che ho fatto, le sensazioni, il momento giusto, le persone giuste, la lingua, il paese, tutto, no, non lo so. Oddio, bellissimo, grazie per questo regalo che mi avete mandato, il video. Perché